Buongiorno, sono Cecilia De Lama, sono dottoranda presso l'Università di Trento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Oggi vi presenterò alcuni pezzi tratti dai fondi diocesani custoditi nella Biblioteca Diocesana Vigilianum e cercheremo di presentare la musica e lo spettacolo nel Seminario Minore di Trento a fine 800. La Biblioteca Diocesana Vigilianum, dove ci troviamo oggi, nasce nel 2016 insieme al Polo Culturale Vigilianum, che la custodisce assieme all'archivio. In realtà non si tratta di una biblioteca nuova, bensì della raccolta di tre biblioteche preesistenti, ovvero la Biblioteca Diocesana Antonio Rosmini, la Biblioteca del Seminario Teologico di Trento e il Centro Documentazione del Centro Missionario Diocesano. Si è così costituito un fondo documentario librario cospicuo, sia per pregio che per entità. E i numeri parlano chiaro, dalle 200.000 monografie antiche e moderne, gli incunaboli, le 500 i manoscritti. Oltre a tutto questo patrimonio, la biblioteca custodisce quattro fondi musicali che ricoprono insieme quasi due secoli di musica, di storia della musica ma anche di storia della chiesa e della scuola trentina. Si parte dal fondo più antico, per modo di dire, che è il fondo ottocentesco della cappella musicale della cattedrale di Trento, che custodisce materiale della fine del Settecento fino alla soppressione, agli anni della soppressione della cappella musicale, quindi attorno agli anni 70-80 dell'Ottocento. E poi due fondi più corposi sono il fondo del Seminario Maggiore e del Seminario Minore del Seminario di Trento. E l'ultimo, il fondo musicale del Monsignor Celestino Ecker, che fu insegnante del Seminario Diocesano e anche fondatore dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra. Tre di questi fondi erano nella precedente sede già riordinati, inventariati e sistemati in maniera ordinata su degli scaffali, mentre il fondo musicale del Seminario Minore giaceva in degli scatoloni in soffitta. Il trasloco del 2011, lo spostamento della sede, è stata l'occasione per prendere in mano tutti questi pezzi di musica così messi alla rinfusa, riordinarli e avviare una intensa campagna di inventariazione e riordino durata quasi 3 anni. E così si è potuto ricostruire appunto un lunghissimo periodo che rappresenta, che pone la luce veramente su un aspetto ancora sconosciuto della Chiesa trentina come organo di formazione anche dei giovani e dei futuri chierici. Il Seminario Minore di Trento fu fondato nel 1863 dal vescovo Riccabona e prende il nome di convitto principesco vescovile. Nel 1869 viene ospitato nell'imponente edificio in via Madruzzo, qui accanto a questa sede. Il periodo più fiorente, più fecondo dell'istituto fu nella prima metà del Novecento, dopo la riforma del vescovo Endrici, e fu sempre suddiviso in due ordinamenti: l'ordinamento minore, dedicato ai bambini con dei corsi di studio per le scuole medie e il ginnasio, e il seminario maggiore, invece, è dedicato alla formazione teologica del clero, dei futuri sacerdoti trentini. In questo modo si assicurava da una parte ai bambini di tutte le vallate del Trentino una formazione umanistica, anche dedicata a coloro che non intendevano proseguire negli studi, nella carriera ecclesiastica, ma potevano comunque affacciarsi a una vita professionale al di fuori della Chiesa, e dall'altra parte un nutrito bacino di futuri sacerdoti da impiegare sul territorio. Tutto questo vive appunto un periodo molto fiorente e anche molto vivace dal punto di vista culturale nella prima metà del Novecento fino alla progressiva crisi degli anni 70, fino alla definitiva chiusura del 2003. I pezzi contenuti nella collezione musicale del Ginnasio Principesco Vescovile di Trento erano divisi in due macro sezioni. La prima, la più importante, la più cospicua, la parte di musica sacra, di cui oggi non ci occuperemo, ma che rappresenta comunque un tratto di storia molto importante, specie per quanto riguarda la riforma della musica sacra avvenuta tra 8 e 900. E la parte che invece di cui andremo a vedere qualche esempio oggi, di musica cosiddetta profana.
di un precedente riordinamento è rimasto traccia in alcune etichette che possiamo vedere ancora oggi sui libri, alcuni timbri, la suddivisione in MP e MS, quindi musica profana e musica sacra, quindi un primo riordinamento, una successiva suddivisione indicata con le lettere in ordine alfabetico e poi un ordine progressivo per ciascun pezzo. In particolare la lettera G indica la sezione a cui appartiene questa sonata di Beethoven, ovvero musica per strumenti soli, nello specifico per pianoforte solo, ma gli altri ordinamenti che esistevano all'interno di questo catalogo erano brani d'opera, opere complete o con riduzione per pianoforte, duetti, terzetti, musica da camera e anche una parte molto interessante di metodi di studio e opere teoriche musicali. La collezione originale che qui vediamo fu iniziata attorno agli anni 70-80 per merito di tre personaggi: il rettore Manini e il prefetto agli studi Martin Hinnerhofer, che si occuparono di acquistare sul mercato le opere più interessanti di musica sacra, quelle più aggiornate, soprattutto sul mercato e sul panorama tedesco, mentre Don Orazio Scaia si occupò soprattutto della musica per bambini e dell'intrattenimento nella musica non sacra. E oltre che acquistare numerose edizioni più pregiate presenti sul mercato, soprattutto italiano, invece si occupò di copiare a mano numerosissime opere, duetti, terzetti, cori d'opera, assoli per gli alunni del convitto principesco vescovile. A dispetto di quanto possiamo pensare, guardando questa suddivisione così netta tra i due ordinamenti maggiore e minore, in realtà le produzioni musicali avvenivano in maniera congiunta e quindi abbiamo dei fondi abbastanza ibridi per quanto riguarda sia il seminario maggiore che il seminario minore, perché sia il coro della cattedrale che poi i cori che intervenivano sul palcoscenico per l'allestimento delle opere erano creati con gli elementi scelti da entrambi gli ordinamenti in modo da poter avere sempre il coro misto, quindi un coro composto dalle voci più acute, dalle sezioni più acute fatte dai bambini, soprani e contralti, e dalle voci maschili, tenori, baritoni e bassi provenienti naturalmente dal seminario maggiore. Quanto era importante la formazione teatrale nell'educazione generale di un chierico o di un futuro sacerdote o anche di un bambino che frequentava il seminario maggiore e il seminario minore? La risposta ce la dà questo regolamento del teatro interno conservato all'archivio diocesano del 1893, che si occupa proprio di regolamentare le produzioni drammatiche e accademiche. E nell'introduzione all'articolo 1 recita: le rappresentazioni drammatiche o accademiche nell'interno dell'istituto hanno per fine immediato il divertimento e la ricreazione onesta dei giovani alunni nel tempo che precede la Quaresima e precisamente dalla festa dell'Immacolata Concezione fino al Dì delle Ceneri. Ma poiché ogni divertimento riuscirebbe dannoso o almeno affatto inutile quando fosse disgiunto da ciò che forma l'ultimo scopo o il fine immediato delle belle arti in generale ed in specie delle lettere e quindi della drammatica, devesi anzitutto stabilire che anche nell'istituto l'ultimo fine a cui conviene tendere nelle ricreazioni anche teatrali è l'educazione dei giovani in tutto il loro essere. Quindi è dovere coscienzioso di chi presiede all'istituto il cercare in questo bisogno non soltanto la ricreazione necessarissima a chi si trova affaticato nei lavori dell'intelletto, ma quanto può servire a educare la mente, il cuore, il costume ed il tratto, la vita privata e la vita sociale. Quindi il teatro, la musica e il divertimento, l'intrattenimento musicale, sempre come scopo educativo, sempre con uno scopo che possa tornare utile alla formazione del bambino e poi del chierico. Del resto c'è un altro memoriale successivo della metà del Novecento redatto da Monsignor Bresciani che rammenta quanto fosse importante lo stare a teatro
per un sacerdote, perché questo gli dava modo di imparare proprio la recitazione, la dizione, la comunicazione, un aspetto davvero importante per un futuro sacerdote. Oltre a indicare questo regolamento, che cosa e come mettere in scena le varie opere, indicava anche delle date precise, stabiliva delle date precise per gli allestimenti, che non potevano essere più di 9 e non più di 2 per ogni corso, e precisamente nei giorni 8 dicembre, 26 dicembre, 6 gennaio, 2 febbraio, 2 domeniche di carnevale, purché fossero a 10 giorni di distanza, e gli ultimi 3 giorni di carnevale. Questi erano gli unici giorni dedicati alle produzioni teatrali nel seminario di Trento. Oltre al teatro e alle rappresentazioni drammatiche, anche la musica strumentale da camera rivestiva un grandissimo ruolo di immensa importanza nella formazione e nell'intrattenimento degli alunni del Collegio Principesco Vescovile di Trento. In realtà non esistevano dei veri e propri corsi istituzionalizzati di musica e di strumento, ma probabilmente erano corsi che venivano dati in maniera informale nel tempo libero tra alunni o anche dagli stessi insegnanti, ma in maniera del tutto informale. E a testimoniare questa intensa attività sono i numerosi metodi di studio che ci sono stati tramandati da questa collezione. In particolare i metodi più classici per il pianoforte, che era lo strumento più di moda in questa epoca, ma anche per l'organo e l'armonium, i tipici strumenti che poi dovevano essere impiegati nella liturgia. Ma non c'erano solo questi 3 strumenti a tastiera. Abbiamo per esempio qualche esempio di metodo per cetra, ma anche per violino, per flauto. Qui vediamo un metodo per contrabbasso, un bellissimo metodo per clarinetto utilizzato nel Conservatorio di Milano, e un metodo davvero molto bello con queste tavole che spiegano anche l'estensione e la composizione dello strumento con tutti i vari esercizi, in una bellissima edizione Ricordi di inizio 800. Qui vediamo sempre una bella edizione Ricordi di inizio 800, un metodo per flauto sempre utilizzato nel Conservatorio di Musica di Milano. Quindi venivano presi i metodi più autorevoli, quelli che erano più disponibili anche sul mercato editoriale. E l'impostazione di questi metodi di studio è molto classica. Si parte con una prima parte divisa in articoli che spiega come è fatto lo strumento, l'estensione e come si può suonare lo strumento, ma poi si passa quasi immediatamente alla musica. Infatti nella seconda parte abbiamo una serie di arie tratte dal repertorio operistico corrente o anche da quello del recente passato, per 2 flauti in questo caso, uno con una linea un po' più semplificata e uno con una linea melodica un po' più difficile, in modo che alunno e maestro potessero immediatamente passare al repertorio con una certa soddisfazione. E non erano melodie banali, erano proprio tratte anche dal repertorio operistico. Infatti, come possiamo vedere, qui un esempio è l'aria Voi che sapete che cosa è amore, tratta dalle nozze di Figaro di Mozart. Metodo tratto dal Conservatorio di Milano, mentre qui vediamo un metodo, una Violinschule di Rode Kreutzer e Bayard, utilizzata nel Conservatorio invece di Parigi. L'impostazione è sempre la stessa, ma molto più discorsiva nei capitoli iniziali, e poi sempre una parte finale con gli esercizi sempre per 2 strumenti, in modo pensata proprio per far suonare insieme maestro e alunno. L'ultimo metodo che voglio fare vedere è questo breve metodo teorico, pratico e progressivo per violino.
È stato redatto da Giuseppe Conci, un autore trentino dell'Ottocento. Lui insegnò violino nella società, nella scuola, nel liceo musicale della Filarmonica di Trento e negli anni 70 si trasferì a Rovereto, dove si dedicò quasi esclusivamente all'insegnamento e alla didattica musicale. Nel 1888 pubblicò questo metodo, pensato proprio per le scuole magistrali e popolari di Rovereto, a cui proprio è dedicata. Questa è un'edizione migliorata del 1898 e, come possiamo vedere, fu approvato quale libro di testo dal Ministero del Culto e l'Istruzione nel 1888. Quindi diventa un libro di testo vero e proprio, un libro ufficiale adottato nelle scuole. Anche in questo caso vediamo una parte meno discorsiva all'inizio, però molta parte di esercizi e di tecniche nella parte finale, con qualche brano per 2, 3 o 4 violini in coda. Anche in seminario il melodramma ottocentesco la faceva da padrone nel tempo libero. E come circolava il melodramma ottocentesco quando mancava un'orchestra intera o quando mancava un intero gruppo di teatranti che potessero inscenarla? Con lo strumento solistico, in particolare il pianoforte, il re degli strumenti. Nell'Ottocento è veramente il principe degli strumenti, perché può racchiudere un'intera orchestra dentro di sé, ed è in questo modo che il melodramma circolava, soprattutto con queste variazioni brillanti, fantasie sui temi d'opera più in voga, più popolari. Qui vediamo una bellissima edizione Ricordi che ritrae le variazioni brillanti per forte piano sul duetto Amor possente nell'Armida di Rossini. Vediamo come i vari temi sono esposti in maniera brillante, virtuosistica, perché questi brani servivano oltre che a divertire, a portare un po' di teatro a chi in teatro non ci poteva andare, a tirare fuori anche tutto il virtuosismo del pianista e dell'esecutore che andava ad esibirli. Ma la musica in seminario è soprattutto un fattore sociale, un fattore di così comunitario, e quindi anche il pianoforte, uno strumento tipicamente solistico, poteva arrivare anche ad avere 2 esecutori, fino a 3 esecutori contemporaneamente sullo stesso strumento. Vediamo, sempre restando in tema d'opera, una raccolta di divertimenti facili per pianoforte a 6 mani, quindi con 3 esecutori contemporaneamente. In questo caso particolare abbiamo un'aria d'opera dal Brindisi della Traviata di Giuseppe Verdi. Vediamo il primo pianista nella parte più acuta dello strumento, quindi sulla destra della partitura, e il secondo nella parte mediana dello strumento e il terzo nella parte più grave. In questo modo le arie più celebri potevano essere veramente un motivo di divertimento e di passatempo ideale ed educativo. Oltre al pianoforte abbiamo numerosissimi altri duetti, terzetti, trii, quartetti, per i più disparati insieme, ensemble musicali, dal violino al pianoforte, dal pianoforte al flauto, dai flauti in duetto, agli archi, ai mandolini e alle chitarre, che più tardi arrivarono anche in seminario. Qui vediamo un'edizione purtroppo incompleta delle sonate di Alessandro Rolla per 2 violini. Era così che venivano prodotte anche le musiche più importanti, più complicate, e non solo la musica d'opera. Non esiste un vero e proprio diario, in realtà, delle esecuzioni che venivano fatte in seminario, ma sono le stesse partiture a dirci a volte come e quando e in che modo fossero eseguite queste musiche. Vediamo qui un esempio tratto da questa raccolta, sempre contenente le arie più celebri delle opere più popolari. In questo caso abbiamo un'opera di Donizetti per violino e pianoforte, e vediamo alcune aggiunte scritte a matita, delle misure, delle battute, perché chi suona sa benissimo che senza le misure, senza le battute, è quasi impossibile suonare insieme, soprattutto in fase di studio. E qualche appunto qua e là per aiutare nell'esecuzione estemporanea i vari esecutori.
Non abbiamo solo la musica strumentale operistica, ma abbiamo anche le grandi pagine, della letteratura classica pianistica. In questo caso volevo fare vedere questa bellissima edizione della Hammerklavier di Beethoven, una bellissima edizione viennese di Artaria. E quindi anche la grande letteratura di Beethoven, di Chopin, di Mozart, vediamo anche in questo caso le sonate di Haydn, quindi musica anche di una certa difficoltà e di una certa rilevanza, sempre eseguibili sul pianoforte. Non c'erano solo, naturalmente, non ci sono solo le raccolte stampa delle più pregiate edizioni italiane e tedesche e austriache, ma la maggior parte del fondo musicale è costituito dalle raccolte manoscritte. Infatti, come dicevamo prima, alunni e insegnanti più delle volte copiavano a mano alcuni brani tratti dalle varie raccolte. E qui vediamo per esempio una raccolta di Luigi De Romedis, un alunno che entrò in seminario tra il 1893 e il 94 e si occupò quasi subito di fare questa piccola raccolta per pianoforte e per violino e per flauto. Qui in particolare vediamo la sezione del flauto, dove possiamo riconoscere alcune marce e alcuni pezzi di intrattenimento più noti all'epoca, con tanto di data di quando il brano è stato ricopiato. Il melodramma ottocentesco italiano, francese e tedesco, come abbiamo visto, non circolava solo sotto forma di riduzioni strumentali per il pianoforte o per altri strumenti, ma veniva proprio eseguito anche con i cantori, con il coro e i solisti, e talvolta alcune opere, almeno in forma ridotta, venivano proprio messe in scena, a volte anche semplicemente sotto forma di concerto, quindi non con un vero e proprio allestimento, ma in forma concertistica, senza una vera e propria azione scenica. Ma come si faceva a mettere in scena una vera e propria opera lirica quando non si disponeva di una grandissima orchestra? Pensiamo agli allestimenti che vengono fatti nell'Arena di Verona, per esempio nella marcia trionfale dell'Aida, con una grandissima quantità di personaggi sul palcoscenico e in orchestra. E qui viene fuori tutta l'artigianalità nel saper ridurre le parti e riadattarle alle esigenze delle risorse di cui si dispongono. E vediamo qui un esempio proprio della marcia trionfale dell'Aida, atto secondo, atto primo, finale secondo, una riduzione per archi e flauto. In questo modo si potevano mettere in scena anche le grandi pagine verdiane, che erano quelle che in realtà andavano per la maggiore, Aida, Nabucco, Traviata, i Lombardi alla prima crociata, e dopo vedremo anche qualche esempio. Assieme alla marcia trionfale, naturalmente, assieme al gran finale, non poteva mancare anche la celebre marcia trionfale che vediamo in quest'altro esempio, al quale oltre ai violini si aggiungono anche una tromba e altri flauti per rendere il tutto ancora più maestoso e più solenne. Quando non si disponeva di una vera e propria orchestra, come si diceva, interveniva il pianoforte, che poteva riassumere dentro la propria cassa un'intera orchestra. E ecco che quindi un'intera opera poteva essere ridotta, qui abbiamo un esempio del Belisario di Gaetano Donizetti, ridotta interamente per pianoforte in questa edizione viennese di Artaria. In questo modo l'esecutore poteva suonare e talvolta anche cantare, perché a volte era disponibile proprio anche la linea del canto nella parte superiore del rigo, poteva cantare e suonare l'intera opera senza avere a disposizione un intero teatro per metterla in scena. A volte, come dicevo, non venivano messe in scena l'intero dramma, ma venivano estrapolati alcuni cori dei più celebri, dei più famosi, come si fa anche oggi, e venivano reimpiegati come intermezzo musicale in un'accademia letteraria, oppure come intervento musicale all'interno di una celebrazione, di una festa, magari per il compleanno del rettore o per la fine dell'anno scolastico. Ed è quindi che sul mercato circolavano, soprattutto per merito dell'editore Ricordi, queste
raccolte dei più celebri cori d'opera accompagnati con il pianoforte, ancora una volta il pianoforte che fa la parte dell'orchestra. E ancora una volta sono i cori verdiani, quelli che anche in seminario andavano per la maggiore. Vediamo per esempio in questa raccolta il coro di schiavi ebrei tratti dal Nabucco va pensiero sull'ali dorate. In questo modo era possibile riprodurre anche in seminario questo celeberrimo coro. Ma come venivano fatte le rappresentazioni teatrali in seminario? C'era un modo, il regolamento anche in questo caso dà delle direttive su come allestire le produzioni, perché non tutte potevano essere messe in scena così come erano. Infatti all'articolo 5 recita: le rappresentazioni devono di per se stesse essere atte a educare e divertire. Prima educare e poi divertire. Per ottenere il primo scopo le rappresentazioni devono essere anzitutto morali, ovvero tali che, mentre nella loro natura, nelle loro parti e nel dialogo, nulla presentano di contrario come che sia alla retta morale, servono a dimostrare nella loro tesi una qualche verità morale, come sarebbe il giusto castigo d'ogni delitto, anche qui in terra, o il trionfo della virtù. Quindi il soggetto doveva essere qualcosa di educativo, qualcosa di morale, qualcosa che potesse servire all'educazione dello spirito dell'alunno. E il soggetto doveva essere storico, verosimile, ma sappiamo molto bene che la maggior parte delle opere liriche, melodrammi dell'Ottocento, pur avendo un tema storico, hanno comunque alla base l'intreccio amoroso, l'intrigo, la passione, il tradimento, tutte tematiche che non erano esattamente adatte a edificare quelli che si volevano instradare verso una carriera ecclesiastica. E quindi era necessario apporre delle opportune modifiche al testo di queste rappresentazioni. E ne vediamo qui un esempio, sempre tratto dalla raccolta di cui parlavamo prima. Abbiamo un coro tratto dalla Traviata, il coro dei Mattadori di Giuseppe Verdi. E vediamo che se nella prima parte il testo rimane invariato, in questa parte il testo viene rimaneggiato da addirittura due mani. Infatti dove dice «Da andalusa giovinetta follemente innamorò», si sta parlando del Matador che si innamora di questa giovinetta, «ma la triste ritrosetta», c'è scritto qui anche se è cancellato, dovete andare un po' sulla fiducia, «così al giovane parlò». E il testo è stato modificato perché non era pensabile che ci fosse una ragazza di mezzo a questa situazione. E quindi una prima modifica recita: vago spirito leggeretto un bel dì si presentò e a quel baldo giovinetto nell'orecchio bisbigliò. Quindi la ragazza qui sparisce totalmente, viene sostituita da un vago spirito che mormora qualcosa al nostro matador, mentre in un altro rimaneggiamento forse precedente rimane la ragazza, ma al posto che essere una triste ritrosetta, in questo caso diventa una trista superbetta, quindi con una connotazione decisamente più negativa e più riduttiva. In generale i personaggi femminili venivano tolti, omessi, e venivano cambiati con personaggi maschili. Ne vediamo un esempio sempre dal Nabucco, che forse fu allestito anche se in forma ridotta. Qui vediamo tutta la parte, tutto il corpus di musiche, di parti separate, strumentali, che servirono all'allestimento. In particolare qui nelle parti staccate di ogni singolo esecutore, vediamo che la parte del personaggio femminile è stato sostituito con un personaggio maschile, Azzarello, mentre tutti gli altri personaggi maschili sono rimasti inalterati. Ora, se un coro d'opera viene estrapolato, cambiato nel testo, non cambia molto, cambia il messaggio che si vuole dare, cambia magari la storia, però essendo un pezzo chiuso fine a se stesso non ha molta influenza, mentre se un personaggio femminile viene inserito al posto di un personaggio maschile, magari è proprio il protagonista del trittico amoroso, deve avere dei risvolti molto importanti su tutta la drammaturgia, su tutto l'andamento, su tutta la storia, cambiando profondamente il significato e tutto lo svolgimento dell'opera. Un aspetto estremamente interessante che sarebbe molto bello andare ad indagare.
Degli allestimenti che venivano fatti in seminario non abbiamo molte notizie perché i giornali dell'epoca danno qualche notizia ma non in maniera dettagliata. Sappiamo però che nel 1892 fu l'anniversario della scoperta dell'America e in tutta la città di Trento nei vari istituti furono fatte delle celebrazioni per ricordare Cristoforo Colombo, colui che scoprì l'America. E questi due faldoni così corposi sono quello che rimane di quella che dovette essere una rappresentazione fatta proprio in questa occasione, ovvero un dramma sinfonico, un'ode sinfonica posto in musica da Gambini, Carlo Andrea Gambini. Un immenso melodramma che vide un'operetta che vide in scena strumentisti, attori, ma anche macchinisti, ma anche suggeritori e quindi parecchi personaggi all'azione. E questo corpus di documenti ci dà anche l'idea di tutta la filiera che stava dietro alla messa in scena di un'opera e quindi il lavoro che ci fosse dietro alla rappresentazione di un'opera di questo genere. Si partiva dall'acquisto dello spartito. Non venivano acquistate le parti orchestrali prima di tutto perché erano abbastanza costose e poi perché spesso erano riservate al noleggio per le grandi orchestre dei teatri italiani. Quindi si acquistava la riduzione per pianoforte, e lo spartito per pianoforte e voci da cui poi venivano estratte le parti strumentali. Si passava all'analisi della composizione, quindi si cercava di capire quali parti togliere, quali parti omettere, quali parti accorciare e anche qui vediamo dei chiari segni sulle partiture, oppure quali parti riadattare, perché a seconda dei cantanti che c'erano a disposizione, vediamo qui alcune linee solistiche che sono state abbassate, probabilmente perché il soprano disponibile non aveva un'estensione così acuta e quindi era necessario riadattare il tutto per le risorse disponibili, appunto. Una volta analizzati quali parti tenere, quali parti lasciare, come doveva essere l'opera nella sua interezza, veniva redatto il libretto. E qui vediamo il libretto che fu fatto per quell'occasione. Cristoforo Colombo, Ode Sinfonia, musica del maestro Carlo Andrea Gambini e ridotta per usa del Collegio Vescovile di Trento. Quindi era un'opera che veniva fatta ad hoc, apposta per questa occasione. E allora, come oggi, il libretto serviva per seguire l'opera, serviva al pubblico per poter seguire l'opera nelle varie parti. Dopodiché, uno o più copisti, pazientemente, passavano alla copiatura delle varie parti, delle parti dei soli e delle parti del coro e delle parti degli strumenti. A differenza dell'uso odierno, ogni corista possedeva solo la propria parte, quindi ogni soprano aveva solo la parte di soprano, ogni tenore solo la parte di tenore e quindi erano necessarie veramente tantissime parti e tantissime mani che lavoravano contemporaneamente sulla stessa opera, per poi passare all'allestimento vero e proprio. Gli ultimi esempi che voglio farvi vedere sono ancora una volta un'opera lirica più celebre di Cristoforo Colombo, La Giovanna d'Arco di Giuseppe Verdi, anche in questo caso ridotta per il Collegio Principesco Vescovile. E anche in questo caso sarebbe molto interessante andare a vedere se i personaggi sono stati mantenuti e se eventualmente quali siano le modifiche che sono state apportate a un'opera così importante, così celebre, e come queste modifiche abbiano influito sulla drammaturgia e sull'andamento generale dell'opera. Abbiamo parlato soprattutto di opere verdiane, opere italiane, Donizetti, Rossini e Verdi. L'opera wagneriana, l'opera tedesca non andava molto di moda in seminario, circolava in realtà in lingua italiana, qui lo possiamo vedere, è una romanza tratta dal Tannhäuser di Wagner. Già si riconosceva però come musica dell'avvenire, quindi c'era un certo aggiornamento anche su quello che stava accadendo nel mondo musicale intorno, però circolava in lingua italiana. In realtà all'epoca non c'era
all'interno del seminario una grande armonia tra i chierici italiani e i chierici tedeschi. E infatti negli anni 90 fu fondata la Società di San Vigilio, un circolo che doveva essere un circolo letterario dei chierici italiani, ma che poi divenne di fatto un circolo musicale di intrattenimento dei chierici italiani, ed era in perenne lotta con il circolo letterario tedesco, dei chierici tedeschi. E proprio in campo musicale furono combattute delle battaglie veramente aspre per la difesa dell'italianità che i chierici italiani sentivano loro propria. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche chi ha organizzato questo convegno, ringrazio la Biblioteca Vigilianum per la disponibilità del materiale e l'Archivio Diocesano Vigilianum.